a tutti i Gialicorni e benvenuti in un nuovo video. Una volta che inizio un video ripeto sempre che da un sacco di tempo che non sto facendo un video, ma è da veramente un sacco di tempo che non sto facendo un video, ma sapete già le motivazioni, non c'è bisogno che ve le ripeta. Praticamente ho tutte le tapparelle giù perché fuori piove veramente tanto e camera mia è nella zona più fredda della casa, quindi se tiro su tutto c'ho un freddo che proprio non si può vivere. Quindi c'è la luce gialla, c'è la luce della fotografiche, se vedete le sopracciglia diverse, non perché mi sono fatta qualcosa, cioè vedete, non c'è niente, sono così, ma è perché c'è l'effetto della luce, dato che molte di voi odiano le mie sopracciglia, lo so. Per fare un video dopo miliardi di anni che non facevo un video, ho deciso di fare il What's on My Phone, perché è un video che faccio sempre, ne avrò fatti 3-4, non so, ne ho fatti un sacco. E quindi perché non girarne un altro, dato che sono video sempre che interessano e ho molte, moltissime app. Ultimamente sono diventata una patita di app. Tutte le app che vi mostro sono assolutamente non sponsorizzate, cioè questo non è un video sponsorizzato, non c'è nessuna app che devo sponsorizzare in questo video. Ma incominciamo! Io ho l'iPhone 6, normale, perché ogni volta che faccio questo video dico sempre che ho il numero dell'iPhone e ci aggiungo la S, ma non è così, ho l'iPhone 6 e punto. Io amo l'iPhone 6, cioè vi giuro, è il mio telefono preferito e non vorrei mai cambiarlo. E ho questa cover, Addicted, cioè non fatevi pronunciare le parole che finiscono così perché non sono capace. E ci sono tante scarpine con le carte di credito, me l'ha regalata la mia amica Chiara Natale e devo dire che è la cover che meglio rappresenta la mia vita, cioè rappresenta proprio la mia vita, sono io. Davanti come sfondo ho questa questa scritta che ho fatto io, sorry but my drug is my baby, che è tipo ripresa in parte da Don't Blame Me di Taylor. E nella pagina, quella che si apre dal basso, io ho deciso di mettere in più solo il quello che ti registra lo schermo. E c'è una mia amica, a cui, che è la Sabi che starà guardando questo video, credo, a cui... adesso sono diventata di un altro colore. Comunque c'ha tutto, cioè c'ha qualsiasi cosa e io... no, non mi piace. Nella pagina principale ho questo, sotto ho ovviamente Ask, che parliamoci chiaro, chi usa più Ask? Cioè non lo capisco più, perché adesso non capisco se le domande che mi arrivano sono domande fatte apposta per me o sono domande... quelle generali che vengono inviate a tutti, o gli shout out, non lo capisco più proprio, ci entro qualche volta, rispondo a qualche domanda credendo sia fatta solo per me, è buona. Poi ovviamente c'ho Twitter lo uso ancora, trovate tutti i miei recapiti giù, lo uso ancora però solo per vedere gli altri. Safari e Apple Music. Poi cominciando dal basso c'ho mio fratello, la faccia di mio fratello, quanti messaggi, ciumbi, la foto, fotocamera e l'applicazione di Taylor. Cioè l'applicazione di Taylor è bellissima, il problema è che si apre in 100 anni, guardate in quanto tempo si apre, cioè adesso taglierò il pezzo in cui si apre perché è molto lunga come storia, ci vediamo dopo. Questa è l'applicazione di Taylor che tutti i miei amici ogni volta mi pigliano per il culo, ma praticamente è facile, è come se fosse un Instagram in cui puoi pubblicare foto, video, bla bla bla, no video no, foto, gif, quello che vuoi. Poi hai ogni giorno degli obiettivi, io ho questi obiettivi maledetti, bruttissimi, che devi raggiungere prendendo le note che hai se metti... tipo prendiamo sta ragazza, povera Stella, se metti o like, emoji e Swift Send, e praticamente basta, diventi, vai al livello superiore bla 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 e tutti i livelli sono contrassegnati con fan, super fan, Swifty, super Swifty, io sono a livello 26, mi chiamo Giolissa Guardo, vi faccio vedere il mio profilo, questo è il mio profilo, quindi per qualsiasi persona ha questa applicazione. Aggiungetemi. Oltre le solite applicazioni, queste che hanno tutti, io ho pedometro. Pedometro è praticamente il contapassi, solo che a differenza del contapassi normale dell'iPhone puoi raggiungere un obiettivo. Io ad esempio ho messo 3000 passi, in realtà erano 3500, solo che un giorno non sono riuscita ad arrivare ai 3000 e mi scazzava a rompere la catena, quindi l'ho abbassato, ma solo un giorno perché la mia media dei passi è sempre sui 6000.
E a differenza della cartella dell'iPhone, quella della salute, ci sono molti più obiettivi oltre quelli che ti metti te, tipo per un tot giorni hai fatto più di tot passi, hai fatto tot chilometri, ti sprona a camminare. Appunto io e le mie amiche adesso stiamo tutte in fissa perché le ho messe io in fissa, ovviamente non ho fatto così pochi passi perché devo ancora uscire. Poi ho le solite applicazioni: Facebook, WhatsApp, YouTube, FaceTime, Mail, Snapchat, che parlando di Snapchat, sta cosa del nuovo Snapchat non mi piace affatto, parliamone. Messenger, Gmail, Booking. Booking è un'ottima applicazione, io l'amo. Se voi avete prenotato sul Booking internet, scaricate assolutamente l'applicazione, perché veramente vi tiene in maniera molto schematica. Adesso non voglio far vedere perché non voglio far vedere i prossimi viaggi, ma vi tiene veramente in maniera molto schematica le cose a posto, i vostri viaggi a posto. Poi nella cartella sessionale, il nome delle mie cartelle non hanno un senso logico, ce lo chiamate così a caso. Abbiamo Instagram, YouTube Studio, che non apro mai, è l'applicazione quella di gestione del canale di YouTube. Spotify, il mio nome è sempre Giolissa Guardo, quindi se volete vedere le mie playlist, tutto ciò che ascolto, anche se non sono brava perché ascolto le playlist già, magari consigliati per te, quindi di mie playlist ce ne sono ben poche, però mi chiamo Giolissa Guardo. Abbiamo Yulm Lezioni, che è l'applicazione della mia università in cui ci sono le lezioni, le aule, blim blum blam. Poi abbiamo quelle di editing, di cui ViscoCam, che ve la sapete già, quindi non ve la faccio vedere dentro perché tanto le sapete già, non c'è bisogno che ve le faccia vedere, che questa non è a pagamento. Almeno quelle basi, le modalità di ritocco base non sono a pagamento, poi ci sono i pacchetti a pagamento che io non ho ovviamente preso. Invece queste che vi mostro adesso sono a pagamento, tutte e quattro costano meno di 10, cioè costano in totale 10 euro, perché avevo un buono sconto di un buono di 10 euro, ho preso queste 4. Abbiamo Enlight, che secondo me Enlight, ViscoCam, meglio ViscoCam, quindi non c'è bisogno di comprarsi Enlight. Poi abbiamo Facetune, ve le faccio vedere così a caso. Facetune praticamente non è altro che uno che ti modifica la faccia, nel senso avete un brufolo, ve lo spialla, volete un po' dimagrirvi la faccia, vi dimagrite la faccia, o le gambe, cioè praticamente vi rimodella e vi pialla tutte. Il problema è che dovete essere un po' capaci, cosa che io non sono, perché nel senso se vi dimagrite le gambe e dietro avete uno sfondo molto arzigogolato, si vede. Quindi io lo faccio raramente, quando dietro magari c'è uno sfondo che non si vedono i cambiamenti di linea. Poi abbiamo Glitch, che è un'applicazione che ha consigliato la Alice Basso, che costa meno di 50 centesimi, credo, perché è una di quelle applicazioni che vi fa la foto e poi fa tutti gli effetti tipo verde, rosso, quelle che tipo effetto di movimento, che non l'ho ancora provata perché non so fare foto adatte a questa opzione, quindi non so neanche perché l'ho scaricata, però nel caso ce l'ho ed è qua. E poi abbiamo Afterlight. Devo dire che Afterlight mi piace molto 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 di più di ViscoCam, perché ha secondo me dei tools migliori per modificare luci, colori, grana e tutto. Quindi come non a pagamento vi consiglio ViscoCam, e come a pagamento, se volete prenderne una bella, vi consiglio Afterlight. Glitch e Light no, non sono necessarie. Facetune sì, se volete investire sullo spiallarvi e dimagrirvi e avete soldi da sprecare. Poi ho l'applicazione di Octoly. Voi sapete benissimo cos'è Octoly, ve l'ho già spiegato, è quell'applicazione in cui se hai più di 10.000 follower su Instagram, credo 3.000 su YouTube, vi danno prodotti gratis, blim blum blam. Poi abbiamo l'applicazione dell'ufficio postale e Bitmoji non so perché ce l'ho, però finché non mi occupa troppo memoria, tanto il mio 64 giga, quindi non è così riempito, me la tengo. Quella dell'ufficio postale, perché ho scoperto che tu puoi andare, tipo esci di casa, guardi quanta gente c'è, magari 5 minuti prima di arrivare in posta ti pigli il numero. Il problema è che non mi fai scrivere, cioè ho provato 30 volte e non mi fai scrivere, mi dice errore nel sistema. Quindi poi ci ho lasciato perdere perché non ho molta pazienza. Nella cartella info di applicazione strana, quella della Vodafone, quindi se voi avete la team, avete quella team, non è che è così particolare. Su quest'altra pagina c'ho PayPal di particolare, Uber, credo che questa sia Uber, sì, Uber,
e Just It e My Taxi. Ah, ne ho di un po' di applicazioni. Allora, Uber e My Taxi sono applicazioni, ovviamente, di quando siete fuori dovete prendervi una macchina, anche qualcuno che la guida, non c'è bisogno che lo spiego. Fra Uber e My Taxi consiglio di più My Taxi, perché Uber è molto più costoso, cioè è diventato molto più costoso rispetto a quando lo prendevo io 2-3 anni fa. E MyTaxi è l'applicazione dei taxisti normali, però le macchine di MyTaxi sono molto più belle. Just Eat, non so perché in questa cartella, ma è l'applicazione di quando ti portano il cibo a casa, che qua a casa mia non arriva nessuno, neanche se mi prostro in ginocchio ai piedi del fondatore di Just Eat. Invece quando sono a casa della mia amica, che sono sempre in trasferta a casa di Sabi, ci sono... Dirati Dio, però non prendiamo mai da qua. Ultima pagina abbiamo l'Old Wild West e Luci Cinema, che sarebbero le mie carte elettroniche, perché non sempre ho voglia di sbattere. Cioè, in realtà sempre ho voglia di sbattere, no? Magari quella volta sono fuori con i miei, non ho la borsa, e sono da Old Wild West, che sarà capitato una volta. Ho l'applicazione dell'Old Wild West, che è il posto dove si mangia, e del Luci Cinema, che è il cinema, e sei sempre meglio per controllare i punti. Nell'ultima pagina ho questo. Partiamo da qua, che è più facile. Vanity Fair, perché con la Vodafone una volta con il Happy Friday c'era la promozione di un anno di rivista di Vanity Fair. Allora io l'ho fatta e mi leggo la mia rivista in metropolitana sul telefono, devo dire che è molto comodo. Poi c'ho Clue, Bispecular e il gioco 10-10. Praticamente Clue non lo uso mai, quindi adesso mi sa che lo cancello, perché quello delle mie istruzioni che è stato sponsorizzato a destra e a manca. Forse l'ho sponsorizzato anch'io una volta, non mi ricordo neanche più. Però lo cancello in diretta con voi, perché non lo cago neanche. Cioè non so, lo sto cancellando. Magari se dopo mi richiedono di collaborare lo riscarico. Però adesso non mi serve. Che palle, anche a me quando cancellate le cose vi rimane così, perché a me rimane così. Bispecular è un'applicazione molto carina, perché è per aiutare le persone cieche. Loro ti mandano una foto con un messaggio scritto vocale in cui dicono cosa c'è in questa foto e tu devi spiegarlo. Mi piace molto perché è una cosa molto molto carina. E il gioco 10-10 è un gioco ad incastro. Praticamente ti danno tutte queste forme, devi modellarle in modo tale che si riempia o la riga o la colonna, sparisca, e se dopo non c'è spazio per mettere questa forma geometrica, basta, è finito. Poi abbiamo Toluna, che me l'ero dimenticata, e Deliveroo, lo sapete, è il concorrente di Just Eat, in cui compriamo molto molto spesso, due volte. E Toluna è il sito di sondaggi in cui vi pagano. Poi abbiamo Nomi Cose, che è l'applicazione di Nomi Cose Animali Città. Abbiamo Glovo, che è un altro come Deliveroo e Just Eat. Abbiamo 100 Pix, che è la solita cosa in cui c'è l'immagine, i quadratini, voi dovete indovinare che cos'è, meno quadratini aprite più vincete. Rings, che è sempre un gioco in cui dovete abbinare i rings, vabbè, scaricatela, un po' difficile. Abbiamo Netflix, perché in metro quando vado in università mi guardo Netflix, perché se voi la scaricate sul telefono, se voi scaricate la puntata, la guardate senza sprecare giga e non spreca neanche molta batteria. E poi Jomo, che è un'applicazione che sto provando, testando per farvela vedere in futuro se mi piace o meno. Questo era il mio video, non facevo un video da un sacco di tempo, appunto non sono preparata, ho un po' di fiatone, mi sento un po' male. Ma spero che vi sia piaciuto e non so più come concludere i video. Molti mi dicono che sono frettolosa e concludo i video male, ma nel senso, io quando vedo che il video sta andando alla fine delle altre persone, cioè chiudo, non so vedere fino a ciao ciao baci baci, cioè lo chiudo prima ancora che arrivi la fine, tipo 20 secondi prima. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao! Come ogni volta io bacio veramente.